Ciao a tutti ragazzi da Carazione9 e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Eccoci ragazzi con un nuovissimo episodio di Pokémon Mystery Dungeon. Allora, rieccoci ragazzi. Allora, io direi di fare in questa parte, dato che non abbiamo nessuna, diciamo, cosa speciale da fare, credo. Se non ricordo male, perché da un bel po' che non registro. Neanche troppo, tipo, sarà 3-4 giorni, un po' di più. Comunque, di più forse, vabbè. Comunque non c'era molto altro da fare, credo, se non andare in una bella missione. Io direi, ho pensato appunto al Monte Acciaio, perché come avete visto, come se volete vi faccio rivedere, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 missioni. Ho provato a vedere ragazzi vicino alla cosa di posta peli per se ce ne sono altre, ma purtroppo no, ce n'è solo una per tutta una onda, ma non ce ne frega. Ok, non mi ricordo se ho selezionato Magnemite, ma non è assolutamente necessario, vabbè non importa, anche se non c'è. Non dovrebbe essere così difficile. Ok, un Baltoy. Muori. Un risettino proprio stupido, vabbè. Muori. Scusate. Spero di aver consegnato al deposito le ultime cose che ho preso. Vediamo. Vediamo. Bravo Pikachu che raccoglie le monete. Allora, abbiamo al piano 3, 4. No, cosa abbiamo? Vabbè, questo si chiama fortuna. 3, 5, 6, 7, 8, roba del genere. Ok, qua abbiamo subito le scale, ma non è il nostro caso, cioè non è fortuna stavolta perché dobbiamo svolgere una mansione, quindi... Bene. Ok, perfetto. No, questo montacciaio lo passiamo facilmente. Ah, non era di qua. Ops. Pikachu. 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 Caspita, c'è il tuo shock, mica per niente. Eccolo, trovato. Ciao PG. Sì. E ce ne torniamo prima che ci raggiunga col filo. Di qua. Il 4 avevamo qualcosa, sì, mi sembra. No, era proprio il piano invece che dovevamo saltare. Cioè che non avevamo la missione. Mamma mia, che effetti. Attacco rapido Pikachu. Pikachu. Bravo Pikachu. Un po' di ritardo ma ci arrivi. Oh là, perfetto. Abbiamo sorpassato anche questo piano con ben due sfere. La va di sfera alla sfera lancio. Molto bene. E comunque se non sbaglio si possono vendere comunque a un prezzo relativamente alto. Cioè pochissimo, ma comunque più di molte altre cose. Quindi va benissimo. E questo tunnel è tipo lunghissimo. Oddio. No, ho sbagliato, cacchio. Senti, mi fa arrabbiare. Sei attento, Bravissimo, Pikachu. Altro tunnel lungo, boh. Insieme fuoco. E tutti che raccolgono qua, cos'è? Ok, l'ho visto. È il nostro Aaron, dai. Grazie per la botta. Pikachu, bravissimo. Prendete questo, ok. Che okay, tanto Zizzagoon qua ci ha lasciato. Ok, c'era un Zizzagoon, boh. Ciao. Ok, finora un Pidgey e un Aaron. Due Pokémon comunque molto piccolini, carini, simpatici. Simpatici non si sa mai. Ho scritto la foto giusta, sì, vero? Sì, ok. Vai Pikachu, questo sei tu. Bravo Pikachu, che è pure paralizzato, bravissimo. Quando si paralizza in pratica si perde un turno, praticamente. Un tempo di gioco. Voilà. E, ah, era là in fondo, che bella notizia. Prima non c'era nessuno, ma Pikachu no, Pikachu no. Cattivo, cattivo. Ed abbiamo perso... preso esperienza alla fine, quindi va bene. Io non so, mi preoccupa questo. Quante bolle ho. Quante cose di bolle ho. Vabbè, comunque è cambiato un po' il design. E che palle. 69. Coincidenza, non credo. Ok. Dai. Dai. Perfetto, dai. Ok. Oh mio Dio.
Un secondo, che sto a fa? Non lo so. Allora, lasciatemi un attimo, ragazzi, selezionare mossa azione. Che bollano solo 5, non vorrei sprecarne troppi. Dato che questi sono tutti tipo lotta adesso. Sì, beh, il posto giusto per Bruno questo. Tipo lotta e tipo roccia. Bruno a capo palestra, cioè il Super 4. Magari è proprio qui che veniva, boh, non so se esistono i posti che sono messi qua. Non lo so, proprio non lo so. Ok, un nemico addormentato, nostro amico. Un altro PG, wow. Sono un po' tutti qua. Ehi, non scappare, amico, sono qua per salvarti. E ringrazio che voi meritate di addormentato, va? No. Sì. E Pikachu, ora puoi farlo. No, perché lui sta dietro. Ah, merita, merita, merita finché vuoi. Ok, finalmente saliamo un po' di livello. Intanto che non saliamo, sbaglio. Va bene. Abbiamo già trovato le scale, è vero. E Pikachu usa Tono Shock quando vuole. Cioè, non serviva qui, bastava un semplice attacco scontro, o come si chiama, insomma. Aia. Pikachu! Puoi colpirlo da lì. Un Beldum. Vieni qui, piccolo. Che non mi dispiacerebbe averti, magari, diciamo, in squadra. A parte che non ho il, diciamo, bioma giusto per Beldum. Devo comprarlo nella zona amici. Però vabbè. Ci spero. Ok, fino al 9 arrivavamo, giusto? Boh. Bravo, Pika Pika. Uno. Due. Bravo, Pikachu. Mi hai capito il volo. E un po' di soldini fanno sempre bene, direi. Provenci magari qualche rivinta al seme appena Kiklo non li vende. Sfera. Avete visto che è spawnato così all'improvviso? Non c'era prima. No, sono stupido. Va bene. Comunque, ragazzi, anche parlando di altro, cioè del canale, sapete che faccio magari questi video un po' meno frequentemente, se a volte non rispetto gli orari. Oddio, scusami. Per favore, non prendetevela, perché veramente ho pochissimo tempo. Io cerco di registrare un pochino, ma faccio quel che posso, veramente. Vi ringrazio tantissimo se mi state vicini, se mi capite. Ma veramente, ragazzi, mi scuso tantissimo, ma spero di riuscire a portare avanti questa serie, che secondo me è davvero molto bella. Vabbè, comunque avete visto che magari questo... Ah, cioè, ho finito, quindi devo tornare indietro, giusto. Questo, diciamo, dungeon lo faccio insieme a voi. Però, magari andando avanti, le cose così un po' extra, bonus, che non c'entrano con la storia, le farò anche da solo, come detto. Così guadagno un po' di tempo per le registrazioni e la serie magari dura anche un po' meno. Queste cose le prime volte qua le faccio insieme a voi, dato che mi avete anche chiesto, ma poi non posso, insomma, stare sempre qua con voi. Avevo cose da risolvere qua, avevo qualche piano da svolgere. Mamma mia, non lo so. Sì, meno male, va. Meno male che sei qui pure vicino alle scale, così mi tolgo tutti i dubbi. Sì. Ok, deve essere l'ultima la prossima, giusto? Perché ci avevamo 8, 7, 6, 5, 3, no. Sarebbe questo l'ultimo. No, però io continuo. Un po' per sicurezza, un po' perché mi piace mai finire. Ah, oh, che figo, avete visto? Ho fatto bene. Sì, torno indietro, perfetto. Una bella missione, direi. Una bella cosa da montacciaio, ok. 200 poké. E 5 punti missione. Siamo passati al rango, dal rango normale al rango bronzo, ragazzi. Grandissimi, grandi, continuiamo così. E che arriviamo al rango oro. Come quel team là famosissimo e fighissimo che mi ha visto l'altra volta. Gavroccia 10. Ti sei sprecato. Revita il seme, allora ti voglio bene. Bene, bene. Però ci sono altri vita il seme in mezzo qua. 100 poké. Ah, proprio? Cioè, così? Ti lasciavo là, eh? Vabbè, lasciamo stare. Mi raccomando, spero. Ah, ok, dai, almeno l'ennesimo max. Va bene. C'è un altro? Sì. Vero. Gavroccia 10 e rivita il seme, giusto? No, vabbè.
Vabbè, niente, nessun altro vitello assieme, però comunque direi una buona giornata, dai, sotto questo punto di vista va anche bene. Salviamo, ma tanto mi dirà che è possibile, vabbè. Ok. Vediamo se c'è Pelipper o Pikachu. Boh. Attenzione. Caterpie! Aia. Tanto tutti i gruppi sono in tre, noi siamo gli unici sfigatelli in due, vabbè. Ok, povero Magnemite, però. Non leggo i dialoghi, ragazzi, per andare un po' più veloce, anche perché poi con sei personaggi qui sembra un po' difficile fare le voci. Leggo i dialoghi un po' più, diciamo, importanti comunque tra Pikachu e Squirtle. Avete capito? È una gara. Sì. Così. Vabbè. Faccio con una velocizzazione un secondo perché tornare prima in città. Magari questo dungeon che faremo adesso lo completeremo magari ragazzi anche la prossima volta. Adesso vedremo. Non so quanto tempo ci vorrà. Io rivedo insieme e mi ritengo, non è per sfiducia, ma. Ok. No, grazie mille Kangaskhan, sempre molto gentile. Va bene, depositerei anche i soldi, così ci facciamo i big money. Depositiamo. Arriviamo ai 3.000 circa, no? 3.000, 3.000 e passa, molto bene. Poi le banche, almeno qui funzionano bene. Ok, andrei da Magnemite a farci dare una mano, no? Ciao. La reclutiamo. Perfetto. Ce ne torniamo qui. A casa. Salutiamo Caterpie. Va bene. Saluti. Andiamo nel bosco oscuro. Ci siamo. Metapod deve essersi perso da qualche parte in questo bosco. La combriccola di Gengar dovrebbe essere già arrivata. Non c'è tempo da perdere. Bene, bosco oscuro, piano 1. Vediamo quanto riusciremo a fare. Spero abbastanza in questa parte. E ci velocizzare così che è un po' laggoso. Velocizzo a modo mio, cioè faccio prima. Facciamo azione, va. Però Pikachu. Mamma mia, questa musica, ragazzi. Che ricordi. Vi ricordo che mi facevamo ridere perché è molto strana. Ti facevi pensieri su. No, fantastica. No, ma queste. Ragazzi, Lost è fantastica. Lost è fantastica. È addormentato, questo dovuto è addormentato, lascialo stare. Oddio. Lo fa morire. Lo fa morire. No! Allontanati da lì. No, sassato. Via da lì, Magnemite. Porca miseria, se non fossi venuto io a salvarlo, sarebbe morto Magnemite. Dai, non puoi perdere così queste tue prime missioni al nostro gruppo qua. Siete qua. Tutta bellissima, ma sono tutte belle le musiche di giochi Nintendo, cioè. Poi ci sono ovviamente musiche più belle e musiche più brutte, però. In generale sono veramente tutte belle. No, no, ormai mi hai fatto arrabbiare e ti ammazzo. Bravo Magnemite. No! Oh, resistente. Mamma mia! 20 con la sua. No! Mamma mia, questa volta mi hai salvato te, Magnemite. Che stupido.
Mamma mia, se mi rifaceva. Non so, ovviamente ero morto. Via. Ho paurissima, ragazzi. Con un squirto le mutude le mosse tipo erba. Ho un po' paura, sinceramente. Mi ricordo la verità. Beh, facciamo un altro paio di piani, poi. Basta, dai. Non ho molta vita. Ok. Senti che musica. Bisogna studiare queste musiche. Cioè, non sono musichette. Sono belle proprio, cioè. Bravi, davvero, complimenti. Ma tutti i giochi che ho provato della Nintendo, adesso mi vengono in mente in particolare, insomma, Pokémon, Golden Sun, che sapete è il mio gioco preferito. Magari non conosce nessuno, però. Ah, questo è uno di quei Pokémon che scappa. E comunque, ragazzi, le musiche sono mie, rimangono le mie preferite. Poi tanti, tanti altri. Ah, io non te l'ho vinta, sai. Muore. E veramente, ragazzi, le musiche splendide. Splendide. Poi ovviamente un po' tutti i giochi hanno musiche splendide se ci giochi tanti. Insomma, se ti piaceva il gioco, ti lascio ammazzare. Ti lascio il tuo destino. Soffri in silenzio. Era bruttissimo da dire. Vabbè. Wow, questa azione aveva fatto un brutto colpo. Ok, facciamo un altro paio di piani, poi basta, veramente. Ancora lì, Sentret. Vieni qui. Madonna, vieni qua. Ma come lo lascio scappare? Lasciamelo prendere. Al ladro. Vabbè, mi sta parlando alla fine, in teoria. Di solito fanno così quelli che... Lascialo lì, bravo, Pikachu. No, Pikachu. Non bravo. Cattivo bambino, Pikachu. Dove cacchio è? Oh, va bene. Piano siamo? 4, dai, arriviamo al 5, ragazzi, e chiudiamo. Sì, perché ce lo dividiamo in due parti, allora sto dungeon qua. Non ho molto tempo, come detto, di registrare. Comunque, ormai è giunto anche il momento, insomma, di lasciarci per il nostro, diciamo, tempo di registrazione. Ok, stavolta lo ammazzo io. Basta che non si avvicini Magnemite, che soffre un pochino. Anche Pikachu. Ma non ha tanti attacchi tipo terra, sono più rocce loro. Va bene. Poi sono musiche. Adesso tornando alla host. Musiche molto particolari anche. Non sono le solite cose da gioco Pokémon. Oh cacchio, questo qua mi fa tipo un assorbimento e ci muoio. Sentite. Dun, 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 dun. So che sto rompendo l'anima. Però vabbè. Sì, devi pensarci tu, Pikachu. Sì. Vai. Bravo Pikachu, dai che a volte mi sorprendi. A volte sei un idiota, ma a volte invece. Vediamo i soldini qua, vabbè. Ok, io direi, ragazzi, per questa parte può essere tutto. Vi lascio tanti bei pollicioni su, mi raccomando, ragazzi, se volete finire questa serie. Perché ho anche stoppato qui, perché da questo momento in poi ci sarà un po' di tipo, vedete, di flash. Non conta tantissimo perché si vede lo stesso. Comunque, vabbè, è così. Bene, ragazzi, quindi un bel mi piace, iscrivetevi, commentate, un saluto a tutti i vostri 409, mi raccomando, schiacciate quel like, schiacciate quel like. Ciao ciao!